ragazzo di città che prova a vivere nel bosco, vuole venire a vivere nel bosco prendendo lo culo, e allora praticamente gli sto dando una lezione su come ci si vive nel bosco e ci si muove. Allora, questa prima lezione che gli sto dando, non è che lo sto portando in un posto molto, a parte il primo pezzettino lì, non lo sto portando in un posto pericoloso, lo sto portando in una situazione, vabbè, qui c'è una pendenza attorno al 40% credo. Allora, vabbè, chiaramente è la prima volta che tu vieni nel bosco, in vita tua? Così nel bosco sì. Allora, siamo al massimo in collina. Allora, qua siamo proprio nel bosco. Beh, si vede da come si muove, sembra. Beh, io sono nato nel bosco. Beh, io sono uno Yeti. Allora, da come si muove, sembra un elefante in una cristalleria. Allora, prima cosa che devi fare per avere stabilità, usa il bastone solo con una mano. E l'altra, mentre scendi, devi usare ogni volta i rami come stabilizzazione. Hai capito? Ok. Non devi usare due bastoni. Ne ho buttato uno. Mai due bastoni. Perché quando sei al 50% come qui e scendi, io vabbè, quando scendo, vabbè, qui sono un gatto praticamente. Devi tenere un bastone e la mano ti deve servire come stabilizzazione. Cioè tu scendi e poi sappi sempre che comunque devi prendere dei rami che non si spaccano. Quindi stiamo facendo un giretto, gli sto facendo vedere un po' come muoversi, anche se da solo nel bosco personalmente non è facile. Non ti consiglierei mai di venire, cioè anche se tu prendi un loculo qui nel bosco, da come ti muovi ti consiglio di venire mai da solo nel bosco, perché il bosco è successo, guarda, che io una volta ho sbagliato anch'io scendendo da in piedi, guarda qui, guarda qua, c'ho una cicatrice così, c'ho una cicatrice aperta, mi si è ficcato proprio, guarda, ti faccio vedere scendendo, tieni il coso, scendendo, che ti ho detto ti devi stabilizzare e poi ti devi tenere, scendevo molto e scendendo mi si è ficcato proprio qua dentro, qua c'è una cicatrice, guarda, non si vede tanto, ma parte da qui, si è aperto tutto così, mi si è ficcato tutto l'albero qui, mi viene fuori, ho preso, mi sono tolto, me lo sono legato, ma stavo un'ora e mezza da dove devo scendere alla macchina, ho fatto un'ora e mezzo con questo legato, mi sono proprio chiuso tutto, mi sanguinava, cioè, guarda, tocca la cicatrice, la senti tutta qua, guarda, si vede qua, guarda, tutta qua, e sono arrivato al pronto soccorso dentro ancora ficcato dentro il pezzo di bastone, quindi andare nel bosco non è, è stata una brutta, non dico una brutta esperienza, però cioè anch'io tante volte mi riesco a tagliare cosa, poi vabbè, io so benissimo dove sono. E poi una cosa assoluta da fare, qui ci sono due tombe sotto di gente che è caduta. Evita totalmente, cioè tutte le volte che passi ci sono i burroni lì sotto, devi completamente evitare di passarci vicino, o se ci passi vicino devi sempre calcolare, perché è capitato anche a me di scivolare, però devi sempre calcolare che hai la possibilità fisica di doverti fermare, ok? Cioè, poi adesso, perché tu non hai esperienza, però io c'ho uno scanner dentro che praticamente in 2 secondi già capisco la via dove passare, meno pericolosa e meno faticosa, cioè la meno pericolosa. Un'altra cosa pericolosa sono il fogliame. Il fogliame ti può far scivolare, capito? Quindi occhio di... Beh, poi un'altra cosa. Cellulare sempre funzionante, perché metti in sicurezza.
Allora, è vero che io sono sempre da solo nel bosco e tecnicamente non sarebbe giusto, sarebbe sempre meglio andare in coppia, sempre. Beh, voi non fate testo con me perché io sono un pazzo totale, sono selvaggio, però se non siete esperti di bosco, beh, a me capita di trovare ogni tanto uno qui o anche gente anziana che è nata e cresciuta qui, anche loro sono dei gatti, però se non sei esperto sconsiglio vivamente di andare da solo. Lasciate perdere che io vado da solo perché io sono nato e cresciuto nel bosco, cioè ho anche un modo di muovermi, cioè tu lo vedi come mi muovo io, come scendevo prima che registravo, ho dovuto cioè io in 2 secondi ero già giù, cioè lui proprio anche come sembri tutto ingolfito, sembri uno che non è mai andato nel bosco, vabbè, normale, ci vuole un po' di tempo, devi farti la tua esperienza, le tue cadute, però sei giovane, certo non eri come me. Mio padre mi ha portato qui che avevo 7 anni, 7 anni ero già folle, ero già pazzo totale, cioè ho iniziato a 7 anni qua andare, capito? Cioè 7-8 anni, no, stavo vedendo che c'era un fungo e quindi però nel bosco vi dovete fare l'esperienza. L'unica cosa che vi voglio dire, vi voglio raccontare è questo, ragazzi, cercate di comunque quando vi muovete di stare attenti. Qua è un posto meraviglioso, questo non è tanto in piedi, questa è una roba abbastanza semplice, qui staremo 30-35% di pendenza. Questo è un posto meraviglioso di pioppi. Io quando ero bambino questi c'erano già e quindi penso che questi abbiano 50 anni. No, di più, erano già alti, c'erano già. Penso che avranno 100 d'anni. Qua è un posto magico. Io ho provato a essere qui di sera, di notte anche. Cioè, ho provato a essere qua di notte, anche quando sta venendo scuro. Com'era? E inizio a sentire un mare di rumori. Io ho provato tante volte a uscire con l'utilizzo della pila del cellulare. Vabbè, perché so dove andare. No, di notte inizio a sentire gli ululati. Senti, au! Inizi. Comunque c'è molto secco. Com'è questa tua esperienza boschiva? Allora, molto selvaggio. Comunque vuoi vivere nel bosco? Vuoi mollare la città? Tu abiti in città? Sì. Lo so. Lui vuole abitare. Il bosco è molto meglio della città. Eh sì, lui vuole mollare. Però vivere nel bosco non vuol dire che io devo svegliarmi qui. E lui vuole mollare la città perché lui ha avuto un lutto familiare, è morto suo papà. Praticamente gli ha lasciato un paio di appartamenti, li vorrebbe affittare e prendere un loculo qui e vivere qui con gli affitti della città. Effettivamente se uno ha un paio di loculi in città affittati, prendendo qui che costa un cazzo e facendo la spesa qui, può farsi un'esperienza boschiva. Però non lo so, perché devi amarlo il bosco. Adesso devo prima conoscerlo bene il bosco. Però è bello. Ti do una brutta notizia. Quale? Sta venendo giù il sole, è quasi scuro. Dobbiamo scendere giù almeno 20 minuti e poi tornare su ancora e farcela tutta in piedi. Quindi preparati, perché dopo, quando saliamo, dobbiamo andarci giù almeno ancora 20 minuti. Perché dopo, quando saliamo, dovrai tirare fuori l'anima. Hai capito? No, te lo giuro, devi tirare. Cioè, guarda che tutto questo dobbiamo ricordare. Adesso ci sarà il pezzo più in piedi. Quindi dobbiamo mollare, perché adesso devo usare le mani anch'io. Tu stammi di dietro a culo, perché qua è anche un po' pericoloso qua sotto. E poi dobbiamo tornare su. Perché vado giù lì? Vado giù lì perché c'è un posto che conosco, mio, che ha sempre dato dei funghi.
anche se purtroppo non è stagione, perché è tutto secco, però siccome lì è una zona umida voglio controllarla. Quindi saluto, stammi dietro che adesso diventa pericoloso tra poco, che dobbiamo andare giù.